Se avete guardato il video precedente, abbiamo definito l'iperbole come quella curva piano, luogo geometrico dei punti P la cui, per i quali la differenza di questi punti P dai due fuochi, che sono i punti F1 e F2, è proprio appunto questo luogo geometrico definito come iperbole. Definizione che abbiamo visto si traduce nel dire che il valore assoluto di P F con 1 meno P F con 2 era pari proprio a 2A, no? Dove questo A è un numero positivo. Abbiamo visto come la distanza tra due fuochi F1 e F con 2 è chiamata, come nel caso dell'ellisse, anche nel caso dell'iperbole, distanza focale. L'abbiamo indicata F1 e F2, l'abbiamo indicata con 2C. Abbiamo anche detto che questa distanza, il punto medio di questa distanza, è proprio il centro dell'iperbole. Abbiamo dimostrato come poi vale sempre il fatto che se consideriamo, e adesso lo consideriamo perché vogliamo, avete visto dal titolo, vogliamo scrivere l'equazione di un'iperbola avente i fuochi proprio sull'asse giacenti, sull'asse delle x, abbiamo considerato due rami di iperbole, no? Qui non dobbiamo fare il nostro disegno, qua abbiamo considerato ad esempio due generici punti giacenti, no? Qui, uno F1 e l'altro F2, due fuochi. Abbiamo visto come se si prende un generico punto P dell'iperbole, questo per esempio, si è visto come, siccome P F1 meno F2 è 2A, e siccome in un triangolo in generale un lato che è F1 F2, che è 2C, è comunque sempre maggiore della differenza degli altri due, che quindi è 2A, si è visto come 2C è maggiore di 2A, o anche, visto dalla prospettiva di 2A, 2A è minore di 2C, quindi si è visto come C è sempre strettamente maggiore di A, quindi A è sempre strettamente maggiore e minore di C. Bene, togliamo un attimo, questo l'abbiamo visto nel video precedente, lo stiamo ripetendo per chi non avesse visto questo, il video precedente, ma vi invito, quindi rifaccio questo capolavoro che non potete mai in nessun modo, in alcun modo perdervi, i miei disegni sapete che sono richiesti in tutto il mondo, no? Opere d'arte. E comunque, cominciamo con dove si comincia a scrivere l'equazione di un'iperbole con il fuoco sull'asse x. Si comincia a rappresentare i due rami di questa iperbole, questa è l'iperbole, eccoli qua, con due rami, e poi si dispongono questi due punti, uno nel semiasse negativo delle x, F con 1, e l'altro nel semiasse positivo delle x, e li chiamiamo, come detto, fuochi. Detto questo, sappiamo che i due punti qualsiasi che stanno sull'asse dell'x hanno coordinate meno x0 e x0. Beh, in questo caso, ovviamente, se f con 1, f con 2 è 2c, è evidente che questa distanza qua sarà c e sarà c pure questa, no? Il punto medio è proprio il centro della nostra iperbole. Quindi, per ipotesi, noi sappiamo che f con 1 avrà coordinate c0 ma con c negativo perché sta nel semiasse negativo delle x, ed f con 2 avrà coordinate C0 perché sta nel semiasse positivo delle x. Prendiamo un punto P, io l'ho preso qua ad esempio, ma prendo dove vi pare, lo prendo nel primo quadrante, quindi qui per esempio un punto P che per ipotesi abbia coordinate sicuramente x, y. Sappiamo che si definisce iperbole il luogo geometrico, insomma, tale che valga questa differenza in valore assoluto, costante PF1 meno PF2 è uguale a 2a. Niente, non facciamo altro che a questo punto andare ad applicare la definizione di iperbole. Sono detto ellisse, scusatemi, ma ormai ho l'ellisse in testa, non me la dimentico mai. Iperbole. L'iperbole è quella lì. E quindi niente, andiamo a applicare. Allora, intanto chi è la differenza? Dunque, andiamo a fare, intanto andiamo a calcolare da parte PF1 e PF2. Dobbiamo applicare la banale formula della distanza tra due punti, ve lo ricordo. Dobbiamo scrivere che PF1, ve lo ricordo, è la radice quadrata di ascissa di P meno ascissa di F1 al quadrato più ordinata di P meno ordinata di F con 1 al quadrato, quindi x meno meno c, quindi x più c tutto al quadrato, più y al quadrato, che sarebbe y meno 0 al quadrato, che è y quadro, così come PF2 è la radice quadrata di, stesso discorso, x stavolta meno c tutto al quadrato più y al quadrato, tutto quanto ovviamente in entrambi i casi sotto radice. E niente, non facciamo altro quindi che scrivere che il modulo della radice quadrata di x più c tutto al quadrato più y quadro meno la radice quadrata di
x meno c tutto al quadrato più y quadro deve essere uguale a 2a. Vi ricordo che 2a, così com'è, visto che parliamo di un modulo, è sicuramente sempre positivo. Bene, cosa facciamo? Cosa vogliamo fare qua? Ma direi che possiamo sicuramente eliminare il valore assoluto. Come lo eliminiamo il valore assoluto? Ma lo eliminiamo discutendolo. Ma in generale io vi ricordo che se ho un modulo di k uguale 2a, se avessi questo k, lo ricordo, è sempre pari a più o meno 2a. Sì, perché sarebbe k se k, sarebbe k se k è positivo, quindi k uguale 2a, sarebbe meno k se k è negativo, quindi meno k uguale 2a. Quindi riassumendo, più o meno lo mettiamo a destra, e quindi quella lì diventa la radice quadrata di il quadrato di x più c più y quadro meno la radice quadrata del quadrato di x meno c più y quadro uguale più o meno 2a. Aspetta, ho semplicemente non ho fatto altro che arrivare a questa casistica qua. A questo punto, a questo punto quello che si fa è un po' quello che si è fatto per l'ellisse, ma io che sono di buon cuore ve lo vado a ripetere. Quindi ricordatevi che ci deve arrivare sempre a questo passaggio qua. Nell'ellisse vi ricordo che non avevamo a destra, nell'ellisse avevamo praticamente la stessa cosa dalla parte lì, uguale, solamente che nel caso dell'iperbole, come in questo caso, si ha un caso e un altro. Quindi distinguiamo a questo punto due casistiche. Come nel caso dell'ellisse, avevamo preso questo termine e l'avevamo portato a destra. Quindi fatemi scrivere, non è un sistema, a caso 1 e caso 2. Il caso 1 abbiamo una radice quadrata di x più c al quadrato più y quadro, quindi un po', dobbiamo un po' calcoleggiare, è uguale ovviamente a 2a meno, per meno più, quindi più la radice quadrata di x meno c al quadrato più y quadro. Questo è il caso in cui ho considerato il segno più. Poi c'è il caso in cui considero il segno meno, quindi lasciamo a sinistra sempre la radice di x più c al quadrato più y quadro uguale ovviamente meno 2a sempre più, e non cambia niente, la radice di il quadrato di x meno c più y quadro. Niente, vi ricordate che facevamo? A questo punto fatemi cancellare la figura un attimo, tanto la figura non serve, l'iperbole l'ho rappresentata, e la figura era per far vedere che sceglievamo come ipotesi iniziale i fuochi appunto sull'asse delle x. A questo punto andiamo di simultaneamente e leviamo al quadrato da una parte e dall'altra in entrambi i casi, 1 e 2. Allora, il quadrato del primo membro in entrambi i casi va via la radice col quadrato, abbiamo un x più c al quadrato più y quadro, sia nel caso 1 ovviamente che nel caso 2, è uguale a... Dunque, andiamo a fare il quadrato di questo. Allora, il quadrato del primo è in entrambi i casi, guardate, 4a al quadrato qua, 4a al quadrato qua. Il quadrato del secondo in entrambi i casi manda via nuovamente la radice, abbiamo un x meno c al quadrato più y quadro più x meno c al quadrato più y quadro. Lo dico ai ragazzi che frequentano la scuola, magari devono per domani o per l'interrogazione devono fare questo. Ragazzi, non dovete fare altro che applicare un po' di algebra, se non abbiate paura, niente a memoria, ma ragionate sempre, no? Poi c'è il doppio prodotto. In un caso in valore assoluto è lo stesso doppio prodotto, è un 4a radice di x meno c al quadrato più y quadro, uno col più, l'altro con meno, quindi qui abbiamo un 4a radice quadrata di, come detto, il quadrato di x meno c più y quadro. Nel caso di sotto c'è il meno, quindi è un meno 4a radice quadrata di x meno c più y quadro. Ovviamente dobbiamo a questo punto eliminare l'ultima radice. Quindi cosa possiamo fare? Intanto possiamo eliminare alcune cose. Allora, intanto qui possiamo eliminare y quadro da una parte e y quadro dall'altra. E possiamo eliminare sicuramente y quadro da una parte e y quadro dall'altra. Senza saltare dei passaggi, se ne vanno anche altre cose, perché vedete, se io sviluppo il caso 1, il quadro di x più c è x quadro più c quadro più 2 cx uguale 4a quadro, che non andrà via, e qua vedete abbiamo un x quadro più c quadro meno 2 cx, e poi c'è questo 4a radice di x meno c
al quadrato y al quadrato. Stesso dicasi per il caso 2, nel quale qui non cambia assolutamente niente, primi tre termini, x quadro più c quadro più 2cx, non cambia nemmeno 4 al quadro, e non cambia nemmeno questo, x quadro più c quadro meno 2cx. Cambia ovviamente solamente da 4a a meno 4a, radice di sempre x meno c al quadrato più y quadro. Vedete che se ne vanno, x quadro qui e x quadro qui, x quadro qui e x quadro qui, c quadro qui, c quadro qui, c quadro qui, c quadro qui. Non solo, a questo punto che cosa posso scrivere? Beh, io porterei tutti i termini lì, metto un po' di olio di gomito, ma vedete che così capite come si arriva, perché nei testi magari saltano un po' di passaggi. Allora otteniamo nel caso 1, meno 2cx lo portiamo a sinistra, 2cx più 2cx è un 4cx. Poi direi di mettere qui un meno 4a al quadrato e lasciare qui questo 4a radice di x meno c al quadrato più y quadro. Stesso discorso sotto, abbiamo un 4cx meno 4a quadro, stavolta uguale meno 4a radice di che cosa? Vedete che si scopre una cosa importante, non cambia niente, perché quando io adesso vado a elevare al quadrato da una parte all'altra, e questo in pratica vado a fare, posso tranquillamente elevare al quadrato da una parte all'altra. Allora, intanto guardate, intanto facciamo una cosa, permettetemi di farla, diciamo preventiva. Raccolgo un 4 fattore comune qui e un 4 fattore comune qui, in entrambi i primi membri delle due, dei casi 1 e 2, per ottenere un cx meno a al quadrato uguale 4, e poi ho a radice di x meno c al quadrato più y quadro. Stesso discorso qui, ho un cx meno a al quadrato uguale meno 4a radice di questo. Prima di elevare al quadrato da una parte all'altra, posso dividere per 4 da una parte all'altra e mandare via i 4 dappertutto. A questo punto non mi rimane altro che, quindi cancellando magari qui, appunto, ripeto, elevare alla seconda, elevare al quadrato da una parte e dall'altra, entrambi i membri di entrambe le equazioni. Perché così facendo si ottiene questo. Allora, qui otteniamo un cx meno a al quadrato, tutto al quadrato, uguale a quadro, che moltiplica, ovviamente lì se ne va tutto. Allora, qui verrebbe x quadro più c quadro, doppio prodotto meno 2cx più y quadro. Stesso dicasi dall'altra parte, caso 1, e stesso dicasi per il caso 2, quindi cx meno a al quadrato, tutto al quadrato, uguale a, ovviamente, il meno al quadrato diventa più, quindi rimane esattamente, guardate un po', la stessa identica. Quindi i casi in pratica 1 e 2 diventano un unico caso, vedete che sono gli stessi. Era giusto farvelo mostrare, farvelo vedere, perché comunque con quel più o meno 2a non è che poi, no, avete visto, no? Quindi siamo partiti, ve lo ricordo, da questo caso qui, lo ripeto, poi ho discusso il modulo col più o meno 2a a destra, ma poi alla fine avete visto che non cambia assolutamente niente. Bene, a questo punto direi di moltiplicare. Prendiamo solamente il primo, abbiamo un c quadro x quadro più a alla quarta meno 2 a al quadrato cx è uguale a, attenzione, a quadro per x quadro e una quadro x quadro. Poi abbiamo un a quadro c al quadrato, poi abbiamo un meno 2, guarda caso, a al quadrato cx, che poi variamo con quello, e una quadro y quadro. Vedete che se ne vanno subito questi due. A questo punto scriverei così: c quadro x quadro, come ho fatto nell'ellisse, meno a quadro x quadro, poi scriverei un meno a al quadrato y quadro, vediamo quanto giusto dovrebbe essere così, uguale a che cosa? Allora, mi viene un, guardate, a quadro c quadro
meno alla quarta, vedo, ho portato la quarta a destra, gli altri a sinistra, e adesso faccio i miei raccoglimenti, no? Un po' farraginoso come calcolo, ma capisco che per un ragazzo, magari studente di terza, non è proprio il massimo. Quindi ottengo in definitiva che in x quadro chi abbiamo? Abbiamo la differenza tra c quadro e a quadro. Io vi ricordo che per ipotesi c è maggiore di a, quindi anche c quadro è maggiore di a quadro, poi abbiamo questo meno a al quadrato y quadro uguale, qui fatemi raccogliere a al quadrato per ottenere una c quadro meno a al quadrato, che è proprio quello che va fatto. Porre questa differenza è uguale, ti ricordate anche nelle liste ci dovevano essere iperbole, si pone c quadro meno a quadro uguale a b al quadrato. A questo dell'equazione cambia e si arriverà appunto all'equazione in forma detta anche canonica o normale dell'iperbole, attenzione, ripeto, con i fuochi però sull'asse delle x. Quindi ricordatevi, stiamo parlando, l'avete visto dal titolo e anche dall'immaginetta delle iperbole con i fuochi sull'asse delle x, e quindi otteniamo che b quadro x al quadrato meno a al quadrato y al quadrato, che rimane uguale ad a quadro b quadro. Vi ricordo che anche come nel caso dell'ellisse, anche nel caso dell'iperbole, non facciamo altro che dividere a quadro b quadro e c quadro, sono tutti termini positivi, quindi anche il prodotto fra quadro e b quadro è un termine positivo, maggiore di zero, e che non si annulla mai. Quindi, dividendo per a quadro b quadro da una parte all'altra, in pratica sto facendo così, faccio 1 su a quadro b quadro, e faccio così 1 su a quadro b quadro, qualora qualcuno ve lo chiedesse, così che si fa, e quindi ecco che arrivo alla equazione in forma canonica o normale dell'iperbole con i fuochi, ripeto, sull'asse dell'x, che sarà x quadro su a quadro meno y quadro fratto b quadro uguale 1. Eccola quella che è appunto l'equazione che stavamo cercando. Mentre il tappo mi è caduto, notiamo, possiamo notare come, poi vi farò vedere come rappresentarla, vi farò notare che assomiglia molto a quella dell'ellisse, ma cambia il segno in mezzo, quindi per ricordarvelo. E notiamo che tutto questo è stato ci è stato permesso perché dall'inizio, dal video precedente, abbiamo detto che c è maggiore di a per il discorso del triangolo. In un triangolo un lato è maggiore della differenza degli altri due, e quindi anche c quadro è maggiore di a quadro, e pertanto abbiamo potuto porre c quadro meno a quadro uguale a quel termine b quadro, che è un termine sicuramente maggiore di 0. Alla prossima, prossimo video. Dice, ma che facciamo nel prossimo video? Non ce lo dici il menu? Sì, parliamo un po' di come rappresentarla nel grafico questa iperbola. Magari vediamo un esempio e poi vediamo un po' di rappresentazioni grafiche. Ciao a tutti.